Oggi ragazzi vi volevo parlare di una delle cose più fastidiose che vi possono capitare durante un viaggio, ovvero una visitina delle cimici dei letti. Partirei quindi dalla mia esperienza, perché ovviamente mi è capitato, ti pareva, per raccontarvi di più, spiegarvi di cosa si tratta e darvi dei pratici consigli su come evitare questi pruriginosi inconvenienti. La prima volta che ho avuto a che fare con le cimici dei letti è stato ovviamente durante il cammino di Santiago. Ne ho parlato nel libro. Siamo arrivati a Villafranca del Bierzo, siamo andati a dormire in un fantastico albergo che si chiama Ave Fenix, costruito dai pellegrini per i pellegrini. È molto divertente pensare che avesse la tendina, tipo tendina della doccia, davanti al water. Guardate che bella la situazione bagni e docce. Qui c'è la turca con la tendina. In generale le condizioni igieniche non è che fossero delle migliori, però tu sei nel mood e quindi ti fa andare bene tutto. In camera fa caldissimo, quindi credo che rimarrò fuori più che posso, perché qua tira una bella arietta fresca. Cioè oggi abbiamo toccato i 40 gradi ragazzi. Una cosa non siamo riusciti a farcela andare bene però: il caldo all'interno della stanza in cui ci hanno stipato per la notte. Quindi cosa abbiamo fatto? Io, Omar e Alvise, i tre geni del gruppo, abbiamo preso dei materassi luridi e li abbiamo buttati su questa veranda di legno e abbiamo dormito lì senza niente. Alla fine dormiamo fuori. Il giorno dopo mi sono svegliato ed ero pieno di punture sotto chiappa. Avevo un Rorschach di bozzi rossi e di segni di sgrattate sotto entrambe le sottochiappe. Tipo il posto più fastidioso se devi camminare tutto il giorno. Complimenti Nicolò, sei stato cimicizzato. Le punture dei cimici dei letti infatti hanno esattamente queste caratteristiche: rosse, a volte tutte in fila, e prudono da morire. Prudono al punto che ti viene voglia di prendere il coltello apposito per tagliare l'amone iberico e sbucciarti delicatamente il corpo per mandare via il prurito. Una cosa veramente terrificante che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Che non ho nemmeno, però l'augurerei a quel tipo che passa sempre in moto sotto casa mia sgasando, facendo casino quando registro i video, perché evidentemente vuole fare il figo con i miei vicini di casa novantenni. Scherzo, non se lo merita neanche lui. Il prurito può perdurare, mi è capitato, per anche 2 o 3 settimane. In quel caso cosa abbiamo fatto? Niente, però di base dovresti mettere tipo una crema cortisonica per far passare tutto. Vi confiderò un segreto: io sono stato punto più di una volta, ma non le ho mai viste le cimici dei letti, perché sono molto più piccole del le cimici normali alle quali siamo abituati. Per intenderci, quelle che invadono ad inizio inverno la pianura padana e che qui vengono comunemente chiamate sumeghe. La sumega, ecco, questa è una sumega. Questa è una cimice dei letti, più piccola, di un colore diverso, più schiacciata, e grazie alle sue minuscole dimensioni riesce ad infrattarsi un po' dove vuole. Di giorno non la vedi, esce durante la notte per succhiarti il sangue, perché sono dei parassiti succhiasangue. A quanto pare però esistono degli spray per prevenire questo problema. Infatti il nostro amico Omar 2, che viaggiava con noi durante il cammino, spruzzava lo spray sui nostri materassi a nostra insaputa per evitare che venissimo punti negli ostelli in cui venivano segnalate le cimici. Praticamente era il nostro angelo custode. Comunque sì, le cimici venivano segnalate negli alberghi del Cammino di Santiago, perché ci sono apposite applicazioni che ti accompagnano durante il cammino, con le quali puoi controllare se in un ostello è stata segnalata la presenza di cimici recentemente o meno. Il mio secondo incontro è stato decisamente più spiacevole. L'ho un po' accennata questa cosa all'interno del video su Human Safari dedicato alla Ring Road, che se non avete visto trovate linkato qua sotto in descrizione o qua da qualche parte. Io durante il mio viaggio in Islanda, che ho fatto in tenda, sono stato punto alla grande proprio, cioè le cimici dei letti mi hanno preso come il loro poligono di tiro, perché mi hanno letteralmente mitragliato. Evidentemente sono arrivato durante un raduno. Noi abbiamo fatto tutto il nostro bellissimo viaggio in tenda, ciascuno nella propria tenda, in teoria per non sentire gli altri russare, ci sentivamo benissimo. Però un paio di notti le abbiamo fatte in una specie di Airbnb, cioè era un Airbnb. Come mai abbiamo preso un Airbnb durante un viaggio in tenda? Perché Marco è venuto a farci una sorpresa, cioè io non lo sapevo, lo sapevano gli altri ragazzi che hanno prenotato questo posto per dormire, che era il più economico, evidentemente anche il più zozzo. È praticamente un bivacco. Si entra da questa porta che ha la serratura che non funziona, infatti ci hanno lasciato la chiave qua, ma non era necessario perché questa porta non si chiude, cioè la serratura non va. Si tolgono le scarpe, qui c'è la lavatrice ma non abbiamo nulla con cui lavare i vestiti, qui c'è il bagno, un bagno molto piccolino. In questa zona no shoes abbiamo il fantastico angolo cottura, qui abbiamo la zona cucina con un altro microonde e il frigo, all'interno del quale ci sono un sacco di birre, ma soprattutto abbiamo trovato queste buste che sono qua probabilmente da gennaio. Gli ultimi ospiti erano qua a gennaio. Qui c'è la mia macchina del caffè, qui c'è uno dei letti e di qua c'è la zona notte dove stiamo mangiando. Pensate che non aveva nemmeno la doccia. Lost ci ha proprio scritto che
potevamo lavarci nel lago, perché c'era un lago lì vicino. Comunque, stanza principale dove abbiamo dormito tutti, letto in cucina dove ha dormito Marco. Gli abbiamo dato il letto un pochino più bello. Lui, la prima notte, ha dormito vestito. La mattina dopo mi ha detto che aveva dormito vestito perché non si fidava, e avrei proprio dovuto dargli retta, perché la notte seguente in quel letto ci ho dormito io, in mutande e maglietta. A partire dalla mattina dopo mi sono ritrovato tutto il corpo, tranne le parti coperte da mutande e maglietta, fortunatamente, ricoperto di punture. Forse dovrei avere una foto da qualche parte. Vi giuro, ero un puntaspilli, un Pollock di punture. E prudevano talmente tanto che probabilmente mi avrebbe dato meno fastidio andare a fuoco. Ho fatto tutto il resto del viaggio a grattarmi, perché appena sfioravi una puntura ti partiva un prurito che ti costringeva a grattarti, perché era troppo bello grattarsi. Immaginate una puntura di zanzara bella grossa e moltiplicatela per 10. Il problema è che poi iniziavi a grattarti su tutto il resto del corpo, e a forza di grattarti sanguinavi anche sulle braccia, sulle gambe. Però il problema era tra le dita, cioè sulle dita e tra le dita, di mani e piedi. Non, cioè mi viene da prudere soltanto a raccontarvelo. E non è finita qui, perché poi quando siamo tornati in Italia, anzi quando siamo tornati in Danimarca, sul traghetto la prima notte le cimici hanno punto il buon Giodeca, che si è risvegliato la mattina con delle punture sul braccio, che però ci sono valse un upgrade in una stanza migliore, perché giustamente lui è andato a lamentarsi subito alla reception del traghetto. Questo per dirvi che può capitare veramente ovunque, negli ostelli, negli Airbnb, nei letti di un traghetto, nei letti di un treno notturno. Ma come si può fare per evitare questo problema? Oltre all'eventuale dormire indossando una tuta da sommozzatore, un ottimo modo per fare prevenzione è quello di andare a vedere, quando prenotate un posto in cui dormire o comunque quando state guardando una sistemazione, le recensioni. Andate nelle recensioni e cercate le parole chiave: cimice dei letti, bed bugs in inglese, che è abbastanza universale, oppure il termine locale per cimici dei letti, tipo punaise. Se siete in Francia, oppure cimici dei letti in tedesco se siete in Tedeschia, perché si spera che qualcuno, magari entrato in contatto con le cimici dei letti proprio in quell'hotel, abbia lasciato una recensione per avvisare gli altri viaggiatori. E cercate tra le recensioni recenti, perché non è necessario farsi spaventare da una review magari di 3 anni prima, perché anche lì si spera che la situazione sia migliorata. Ma di base, se si viaggia, è un qualcosa che capita ad un certo punto. Spero solo che non vi capiti grave come a me. Da Reykjavik in poi ho fatto tutto il viaggio a grattarmi, sembrava avessi la peste bubbonica. Nel caso vi abbia fatto venire particolare paura con questo video, appunto, andate a cercare magari lo spray. Ma in generale sì, preoccupiamoci dei posti in cui dormiamo a livello di igiene. Però secondo me potete stare tranquilli e viaggiare sereni, perché considerati tutti quei posti zozzi in cui ho dormito: ostelli luridi, baracche di amianto, treni notturni, capanne, case sugli alberi, insomma di tutto e di più, mi è capitato solo 2 volte in 30 anni, mi è successo solo 2 volte. Non è un fenomeno così diffuso, però mi raccomando, occhio, ma anche orecchio, perché può capitare. Vi ringrazio per aver visto il video, spero tanto che l'abbiate trovato interessante. Vi lascio come al solito un sacco di link qua sotto nella descrizione. Noi ci vediamo come sempre ogni lunedì alle 19.